Allora, buonasera amici di Salpicon. Abbiamo avuto una stupenda presentazione, coreografia di nome Pequeño Cabildo Afrocubano, Piccolo Cabildo Afrocubano. E ha partecipato la scuola Bailamos di Tonino Perenna. Sono con noi la maestra Francesca e Germano. Ciao. Che viene da Bari e che ha partecipato anche attivamente a questo progetto. Allora, io vorrei prima chiedere a Germano qual è l'idea di questa coreografia, di questo Piccolo Cabildo, cosa avete voluto rappresentare? Ciao a tutti ragazzi, sono Germano da Bari, quindi noi abbiamo presentato una coreografia dei tre guerrieri Orishas, parliamo di Eleguavu Nociosi, con la madre ovviamente di questi guerrieri che è Yemayá. Noi abbiamo rappresentato la coreografia afrocubana con la partecipazione di maestri a livello internazionale come Luca Brandoli, Umberto La Pellicola, Osmani Garcia e appunto il maestro Tonino Perrino. Per noi è stato bello questa condivisione tra maestri anche come Gianluca Manzione da Salerno, Francesca e membri della scuola Bailamos. Per noi è stata questa la cosa più importante, l'unione di tante condivisioni. El Egua, echó a la guana, ni cocori villa. Bara tento no manico manicondol, y cuye lepe, bara quillelú, echo a fa, a la goma go, a la mubata. Allora, se voi non lo sapete, le Orisha sono delle divinità della religione Yoruba e sono praticamente delle intermediari tra gli uomini e il Dio che è Obatalà. Cosa rappresentano le Orisha nella cultura cubana e nella cultura afrocubana? Certo, per quanto riguarda l'Eguà, è il primo Orisha del panteo Yoruba che apre e chiude il cammino a tutti gli altri Orisha. Dopo c'è Ogun, che ha una doppia personalità, che potrebbe rappresentare o un guerriero o un lavoratore. E poi c'è Ociosi, che rappresenta appunto un cacciatore, che quando balla simula di lanciare una freccia. Mentre Yemayá è la madre di tutti gli Orisha, ma appunto è l'Orisha delle acque, la madre di tutte le acque. Perché comunque dall'acqua, diciamo dal mare, da lì nasce la vita. È per questo che si rappresenta la madre di tutti gli Orisha. Allora, c'è anche lei che ha rappresentato Yemayá. Yemayá. L'ho fatto già altre volte, ma da quando Tonino Perenno studia i tamburi Badà col maestro Umberto La Pellicola, diciamo mi sono appassionata in un modo molto particolare, appunto okay. Perché lo vivo ogni giorno. Allora, dimmi tu chi rappresenta per te
vivere questa cultura cubana di origine africana e viverla qui in Italia, studiarla e ballarla. È una disciplina molto molto particolare che va rispettata sicuramente e va studiata, studiata ma studiata tanti tanti anni. Quindi se io ho avuto l'opportunità e la possibilità di ballarla e di rappresentarla, lo devo grazie al percorso che Tonino Perano sta facendo con Umberto, assolutamente. Io personalmente non sto dentro al 100%. Tutti i giorni, 24 ore al giorno, però ho il mio maestro che mi dà tutto, quindi di conseguenza quello che faccio lo devo a Tonino e a Umberto. È una cultura che va rispettata, quello che possiamo fare facciamo nel rispetto di questa cultura, questo è molto importante. Per il resto ringrazio il mio maestro Tonino, Germano, Gianluca, la scuola, gli allievi, perché hanno ballato anche allievi che ballano da pochissimi mesi. L'afro è una disciplina che possiamo ballare tutti, l'importante è rispettarla. Io ringrazio voi per questa piccola presentazione che avete fatto e spero che sarete contenti di vedere questo video con un show che hanno preparato loro, la scuola Bailamos di Tonino Perano, con molta cura, e che quindi la gente qui ha risposto in modo molto entusiasta e molto soddisfatto. Grazie di nuovo. Grazie. Okun arere, okun fuzulona, okun finamalu, ala herio wo, okun kobun kobun, okun chiviriki. Ogunku dakwe, ok ya lagwede. Maribo ye ye ye, Maribo ye ye ye, Ogun achua nagwede oke. Owo ni mo wani mo ko, Owo ni mo wani mo ko, Ogun.